CDM Motors in Via Nazionale Appia 121 e a Napoli in Via Brin 64B. Prima BMW Motorrad, via Orazio 73, Napoli. Moto Design Customs, in via Ida 2731. Tony e Ciro Pizzo Kawasaki, via Padula 42, Casoria, Napoli. Rima Yamaha, via Renaccia, Napoli. Mototecnica Isaia, via Carriera Grande 41, Napoli. Lamberti Moto e Ricambi, via Nuova del Campo 25C, Napoli. Motoricambi39.it e a Napoli in via Montagna Spaccata 517. Due ruote, Corso Novara 13, Napoli. Allora, cambiamo argomento. Demo Ride sono tantissimi in questo periodo. Siamo stati a Capua presso il dealer Ducati Caserta, che è il gruppo di Michele, con questo bellissimo store, per il demo ride in cui si offriva in prova la nuovissima Ducati Multistrada 1200. Tantissimi gli utenti che sono accorsi un po' da tutte le province in questo bellissimo store di Capua, e noi sentiamo un po' com'è andata, anche ascoltando i commenti a caldo dopo aver provato la Multistrada 1200. Buona affluenza di motociclisti al demo ride Ducati organizzato dal dealer CDM Motors presso il grandissimo store di Capua. Gli utenti hanno avuto la possibilità di provare il tanto apprezzato Ducati Scrambler 800, ma soprattutto la nuova versione della Multistrada 1200, che ha catalizzato su di sé tutta l'attenzione. Tra i tanti presenti abbiamo selezionato alcuni interessanti commenti. Spinge bene, una bella coppia. Diciamo, quando ci si sta sopra sembra più piccola di come si vede da ferma. È impressionante, cioè, è incredibile. Frenata, prima, seconda, terza, cammina, sembra tutta, ti fa staccare le mani dal volante, dal manubrio. È una moto molto potente, molto maneggevole, non sembra un 800 in pratica. 800. Prima di provarla. Non... credevo che era un 350, 400. È molto maneggevole, ha un bel tiro a bassi regimi e una buona frenata. No, è veramente divertente, veramente sì. Mi è piaciuta l'accelerazione, quindi ha una bella accelerazione, quindi è bella moto. Freni sì, con l'ABS andrebbe meglio. Però è veramente una bella moto. Fenomenale, la moto è fenomenale. Velocità, prestazioni, sicurezza, elettronica, incredibile. Il motore è un Ducati, anche se fa molto meno rumore rispetto ai modelli precedenti, però spinge come un forsennato, questo è bello. Perfetta, una moto performante, bella coppia, comoda, tenuta di strada bellissima e soprattutto Ducati. Gran bella moto, molto bella, va molto bene, il motore è un gran motore, allunga benissimo, frenata potente, molto molto bella, elastica, molto, molto rapida negli spostamenti, si riprende molto bene, molto facile da portare. Il motore, anche se ha 160 cavalli, in realtà non eroga bene, cioè non è una moto ingestibile. Come passeggera è comoda, sì. Un po', credo che la sella sia un po' troppo alta. Per me che sono alta prendevo tantissimo vento, per la verità. Potremmo provarla con una sella un po' più bassa, perché è come se ci fosse proprio una sorta di scalino. A caldo questa è una moto che ti lascia il sorriso proprio, sì, sta... Mi è piaciuta l'erogazione e la spinta di questo motore, che è una cosa spettacolare. Per quello che l'ho provata è una bella moto, ovviamente andrebbe fatto una cosa più approfondita, insomma, nel vostro stile del resto.